Si intitola Maestrale, il nuovo album del Muro del Canto, un disco caratterizzato da diverse novità come l'ingresso in formazione di un nuovo chitarrista oppure il fatto che Alessandro Pieravanti abbia cantato ben due brani in scaletta. Un disco quindi che segna dei passi in avanti ma che in qualche modo mantiene una coerenza rispetto a quanto realizzato finora dalla band. È così? Sì, abbiamo cercato di innovarci senza staccarci da quelli che sono i tratti distintivi del nostro sound, però ecco, ci siamo voluti divertire, abbiamo voluto sperimentare, abbiamo avuto tutto il tempo per farlo e quindi nel disco nuovo si sente. Poi ecco, la cosa secondo me più importante è proprio l'approccio, l'entrata nel gruppo di Franco Pietropaolo alla chitarra, che è anche il produttore del disco, un po' come faceva Giancarlo Barbati in arte Giancane, che registrava, suonava la chitarra, e quindi diciamo che non viene a mancare anche il lato della produzione che con Giancarlo poteva andarsene. Invece per fortuna abbiamo trovato la stessa combo nella stessa persona e siamo molto soddisfatti del lavoro e adesso partiamo. Questo album è stato realizzato, quindi scritto e prodotto in campagna, alle porte di Roma, in una situazione di tranquillità. Che cosa si può dire in più rispetto allora alla lavorazione, al processo creativo che ha caratterizzato Maestrale? La tranquillità sicuramente in questo periodo è venuta un po' meno perché avevamo proprio il problema di incontrarci e non potevamo farlo proprio perché le sale prove erano off limits, non si poteva stare tutti insieme al chiuso dentro una sala prove che comunque è il nostro ambiente naturale. Allora abbiamo pensato l'ambiente naturale, quale può essere la natura, il posto dove potevamo stare anche senza mascherine all'esterno, uno qua giù, uno di qua, uno di là, ben distanziati. E comunque sì, diciamo che la natura è stato l'elemento che poi in cui ci siamo ritrovati, ma è stato anche un elemento di linguaggio, è entrato nelle nostre canzoni proprio nei testi, nei titoli, nella copertina. Diciamo che è stato ottimo proprio perché suonare all'aperto, perché poi questo è confluito nell'album. Una volta pubblicato l'album nel mese di giugno sono partiti i primi concerti nell'ambito di un tour che proseguirà ancora per molto. Rispetto ai live che si sono già tenuti, che cosa si può dire? Siamo molto soddisfatti perché la prima data l'abbiamo fatta a Vilada, in un contesto a noi molto familiare, poi a Roma, e quindi è stato comunque ritrovarci insieme a tutte le persone che volevano sentirci di nuovo e comprare il disco. Ma è stato bello perché poi siamo andati subito in Friuli, e poi l'ultima data l'abbiamo fatta a Bologna e già le persone anche fuori cantavano le canzoni del disco nuovo. La prima tranche di concerti per presentare Maestrale andrà avanti fino a settembre inoltrato, poi ci sono già degli appuntamenti in agenda per l'autunno prossimo. Molto caldo sotto vari punti di vista il mese di agosto, perché oltre ai concerti del Muro del Canto ci saranno anche delle aperture relative ai concerti, ad alcuni live che Ben Harper terrà in Italia proprio nel mese di agosto. Allora, anche da questo punto di vista, che cosa si può dire in più? Allora, i concerti che faremo saranno secondo me molto molto interessanti perché andremo per la prima volta in Sardegna e ci andremo d'estate, quindi comunque ci sarà molta gente e poi la Sardegna d'estate è un sogno, quindi andarci a suonare per noi è bellissimo e poi apriremo le date di Ben Harper a Brescia, a Palmanova in Friuli e San Mauro Pascoli, Forlì, Cesena, e poi saremo con lui in provincia d'Oristano, un posto bellissimo, al Parco dei Suoni, Riola Sardo, e noi siamo molto molto contenti perché questa esperienza l'abbiamo fatta già nel 2018 a Torino con lui e è stato un concerto bellissimo perché il suo pubblico ci ha accolto molto molto bene, non ce l'aspettavamo, quindi vogliamo riproporre questa cosa per stavolta per quattro volte e abbiamo anche la fortuna di goderci i suoi concerti che sono splendidi.